Sto conducendo insieme a Dario Bergassola. Sei in un paese meraviglioso che andrà in onda su Sky Arte dal 15 settembre. E noi praticamente giriamo l'Italia e ogni puntata è dedicata a un posto della nostra bella Italia che, come posso dire, cerchiamo di riscoprire un po' dei posti, alcuni più conosciuti, altri meno conosciuti. E ad esempio la puntata dedicata alle Marche, ho scoperto un borgo bellissimo di cui io non avevo mai sentito parlare, che è Ripa Transone, veramente bellissimo, e c'è una particolarità dove c'è il vicolo più stretto d'Italia. Proprio è il più stretto in assoluto che ci sia, quindi poi parliamo anche di questa cosa, che è incredibile perché misura 40 centimetri e scende fino a 38, quindi è proprio minuscolo. E poi siamo stati a Recanati, in particolare siamo stati nella casa di Leopardi. E devo dire che è stato molto emozionante. Mi sono commossa, ma io mi commuovo sempre in generale, cioè piango sempre, però anche lì mi sono commossa perché comunque entrare in quella biblioteca dove lui ha fatto i suoi famosi, no? 7 anni di studio matto e disperatissimo, affacciarsi alla finestra dove lui ha scritto a Silvia, vedere il colle dove ha scritto, si è ispirato per scrivere l'infinito. Comunque è stato davvero emozionante. Io mi sono diplomata al centro sperimentale e per me è casa, nel senso lo rifarei altre 1000 volte. È stata sicuramente uno dei periodi più importanti della mia vita a livello formativo e lo ricordo con grande piacere, sia da un punto di vista professionale di crescita, sia da un punto di vista umano. Quindi quello che io posso dire è che lo consiglio assolutamente a chi vuole intraprendere questa strada. Consiglio il centro sperimentale, come consiglio anche l'Asilo d'Amico, piuttosto che altre scuole, altre accademie. Però ecco, per me la formazione è imprescindibile. Non lo dico tanto per dire, lo dico perché ci credo davvero. È un lavoro questo e come ogni lavoro ci si deve preparare, poi si deve avere anche tanta passione e la passione sicuramente facendo determinati percorsi formativi cresce sempre più. Innanzitutto io sono molto legata a questa città perché quando ero più piccola ci ho vissuto per un anno, quindi tornarci in vesti diverse mi ha comunque fatto molto piacere. È bello perché, soprattutto in questo momento dove comunque tutti stiamo vivendo un grande cambiamento globale, perché il Covid ha creato uno sfasamento proprio rispetto a ciò che era prima, innanzitutto, avere una sala cinematografica, avere una piazza dove c'è un maxi schermo e si proiettano film, si proiettano corti, è una grandissima cosa, lo è sempre in generale, ma in questo momento ancora di più.